Buonasera. Benvenuti, eccoci qui arrivati alla cerimonia di premiazione della 42esima edizione di Bergamo Film Meeting. So che non vedete l'ora di sapere chi ha vinto, ma per noi questo è un momento importante per ringraziare tutti quelli, e li avete visti molti qui, che hanno reso possibile questa edizione. Per iniziare chiamerei per prima una donna che da 10 anni collabora con noi, ci aiuta, è la fan credo numero uno del festival, e quindi chiamo l'assessore Nadia Ghisalberti. Grazie Anna Maria, grazie Fiammetta, buonasera a tutti. Sì, da 10 anni sosteniamo questo festival, l'amministrazione lo sostiene in realtà da tanti anni, però in questi ultimi anni abbiamo voluto meglio strutturare questa collaborazione e questo sostegno, perché siete tra i tanti festival della città di Bergamo il più internazionale, quello che porta idee nuove, porta l'Europa a Bergamo, e siamo molto orgogliosi di avere il Bergamo Film Meeting. Proprio un paio di settimane fa abbiamo firmato la nuova, come giunta, la nuova convenzione triennale, e dal 23 al 25, e questo, in particolare questa edizione mi sembra bellissima, questa serata è meravigliosa, è diffuso in tutta la città, e quest'anno, come già vi ha anticipato Angelo Signorelli, c'è questa sala bellissima dell'orologio che è parte di questo palazzo del Novecento, uno dei più importanti che ha visto la storia drammatica del Novecento del nostro paese e della nostra città, e che è destinato, è di proprietà del Demanio, ma giusto pochi mesi fa l'amministrazione l'ha avuto in concessione, il piano terra e il primo piano, con l'intento di farne un luogo della cultura, un luogo degli incroci dei linguaggi diversi culturali, in particolare di quello cinematografico. E come primo passo, l'ha già detto Angelo, abbiamo vinto un bando con il comune capofila, un bando Cariplo, comune capofila in partnership con Lab 80. E questo è un primo passo per dare innanzitutto per ristrutturare in parte questo edificio, perché ha bisogno di tanti lavori, ma soprattutto per dargli una destinazione culturale, così come è in questa concessione del Demanio, che davvero il collega Francesco Valisini è riuscito a portare a casa, ed è davvero una tappa importante della nostra amministrazione. Quindi in bocca al lupo a tutti, buona fortuna al Bergamo Film Meeting. Questa è la mia 10ª volta di presentazione, a parte il 2020 che era tristemente saltata quell'edizione, però sì, ci sono sempre stati in questi 10 anni e l'amministrazione ci è sempre stata. Grazie a tutti e grazie. Grazie, ma che meraviglia. Ci voleva la direzione di due donne, per leggere. Grazie veramente ancora, e un ringraziamento naturalmente anche agli altri enti e gli sponsor che ci sostengono. Non prima però di aver invitato sul palco a raggiungerci Diana Cardani, che è colonna e spalla e sostegno per noi. Tra gli enti e gli sponsor che ci sostengono da molti anni vogliamo ringraziare prima di tutto la DG Cinema, Ministero della Cultura, Creative Europe con il programma Media, ovviamente anche il Comune di Bergamo, la Camera di Commercio di Bergamo, la Fondazione SM, Fondazione della Comunità Bergamasca, CGL Bergamo, Fondazione Banca Popolare di Bergamo, Fondazione Cariplo, Lombardia Film Commission, B-Consult, Azotal, Adiblu e Sacbo. Ringraziamo naturalmente anche tutti i partner culturali, i partner tecnici, i media partner che ci sostengono, che ci aiutano con servizi, contenuti culturali, con
spazi che ci vengono offerti per la realizzazione del festival, e grazie al loro contributo è stato anche possibile realizzare questa 42esima edizione. Passiamo ora alla maratona per riuscire a ricordare tutte le persone che hanno organizzato e hanno lavorato a questa 42esima edizione. Sono per noi molto importanti perché solo lavorando insieme tutti con passione e con armonia siamo riusciti a fare quello che avete potuto vedere in questi giorni. E quindi ringraziamo prima di tutto per la collaborazione all'organizzazione generale Diana Cardani e Simone Boglioni, per la comunicazione ancora Simone Boglioni insieme ad Albanisa Nobili, Sofia Plebani, Giacomo Orlando, Andrea Previtali e Simone Ubiali, per l'ufficio ospitalità sempre efficiente e gentile ringraziamo Giulia Dallago con Alice Mazza, Eleonora Airoldi e Alessia Belotti. Pausa. Per il nostro ufficio accrediti un ringraziamento a Lucia Paruta, per l'ufficio stampa ormai la nostra colonna ad Atullo insieme a Michele Boselli, per la creazione dell'immagine di questa edizione il progetto grafico Matteo Maroni e Luigi Stanga di Studio Succa, per la sezione Europe Now Film Industry Meetings che sono gli incontri riservati ai professionisti di settore, ringraziamo Alice Recco con Valeria Polidoro, insieme anche a AFIC, Associazione Festival Italiani di Cinema, e Creative Europe Desk Italy Media. Per gli incontri con gli autori e quindi tutti i Q&A ringraziamo Ilaria Feole, Caterina Rossi e Alessandro Uccelli. Per le retrospettive dedicate a Eric Romer e l'omaggio a Sacha Guitry, nonché per tutto il supporto durante l'organizzazione del festival e per tutto quello che ci ha insegnato in questi anni, ringraziamo Angelo Signorelli. Per la sezione cinema d'animazione e la sezione Kino Club ringraziamo ancora Diana Cardani e sempre per il Kino Club anche Monica Masucci. Per gli eventi collaterali ringraziamo l'Associazione De Blanc, Immaginare Orlando, la Bottanta Film, la Fondazione Teatro Donizetti che quest'anno ci ha aiutato anche dandoci lo spazio del Donizetti Studio. Chi è passato a prendere gli accrediti o chi aveva ospitalità avrà visto gli uffici in cui eravamo. Bergamo Jazz Festival, per il BFM degli Strip Camilla Senni e Stefano Togni. Per la redazione del catalogo generale Virginia Vitelli, per il coordinamento tecnico Lucio Pasini e Sergio Visinoni. Controllo copie e laboratorio ringraziamo Valentina Masper e Stefano Ptesta. I proiezionisti che hanno reso possibile la visione di tutti i film che sono passati in questi 9 giorni, Alessandra Beltrame, Francesca Fornasari, Valentina Masper, Lucio Pasini, Pietro Plati, Daniel Viero e Carlo Brigliadori. Per il lavoro in biglietteria Filippo Galetti, Matteo Grazioli, Lucio Pasini. Gli assistenti di sala Francesco Basile, Dario Persico, Dario Catozzo e Martina Semperboni. Al bookshop avrete trovato Silvia Bramati che ringraziamo per la pazienza e il tempo dedicato. Per le traduzioni, i sottotitoli che hanno reso possibile la visione dei film, interpretariato, le ringraziamo Eleonora Bernucci, Irene Bertolani, Chiara Bertoldo, Chiara Colombi, Monica Corbani, Elisabetta Cova, Laura Di Gennaro, Laura Di Mauro, Iskra Monteventi, Alessia Piccinelli, Nicola Eugenia Prezzavento, Filippo Ruffilli, Jessica Salvi, Giuliana Sana, Federica Veggiotti e Daniela Vincenzi. Per le sigle, il trailer e il clip, ringraziamo Stefano Testa,
per le riprese video Anna Fumagalli, per la piattaforma streaming SMK Factory, per le fotografie Renato Liguori, per il web developer Alessio De Feudis, l'assistenza informatica Emanuele Castelli ed Andrea Palazzo, per le composizioni floreali Mirra Store e per il bike sharing e il parcheggio che c'era a disposizione per le biciclette Fiat Bergamo Pedalopolis. Ringraziamo per il coordinamento dei volontari Paola Ziglioli, e da qui giuro ci metto 1:53, ma ci tenevamo tutti noi a ringraziare i volontari che fanno parte del nostro team. Senza di loro non sarebbe possibile niente di tutto quello che avete visto in 10 giorni di festival. Quindi. Ringraziamo Germana Affinito, Laura Iroldi, Elisa Maria Ambu, Alessia Nelli, Larissa Bastos, Alice Bologna, Francisco Bonassi, Agnese Borra, Sara Brambilla, Marta Briglienti, Beatrice Callerami, Simone Capoferri, Federica Castro, Elisa Ciprandi, Roberto Colombo, Pietro Colombo, Giancarlo Cornali, Tatiana Cortellini, Rossella Elia, Ilia Sennali, Veronica Ipis, Beatrice Facchi, Seyed Sina Fakr Mohammadi, Gabriele Fabi, Evelyn Fernandez, Amanda Ghilardi, Elisa Grumelli, Sofia Gualazzi, Marco Smanovic, Luca Lenzi, Ling Yu Liu, Matilde Locatelli, Davide Lupini, Francesco Lupini, Alessio Manzoni, Greta Mauri, Valentina Mercurio, Joseph Clayson Muela, Lea Nazzari, Greta Noris, Nazara Pedersani, Mirko Pellati, Cristina Perico, Marta Pezzoli, Arianna Plati, Linda Poma, Giorgio Pressiani, Samuele Rossoni, Roberta Rota, Angelo Sardo, Valentina Scozzari, Sara Sirtoli, Chiara Spreafico, Ines Testa, Giorgia Trezzi, Carlo Valtellina, Petra Villa e Federica Zanello. Ma non è finita qui. Quest'anno ci sono anche 40 ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro che ci hanno aiutato, dal liceo Simone Vail di Treviglio, Maria Melisa Banaro, Andrea Riadira Bioblas, Lorenzo Canelli, Sara Carfagno, Adelaide Zazzi Ceruti, Shand Mamta, Sofia Conti, Martina Di Lauro, Anna Ashley di Rimbin, Serena Fuini, Beatrice Gandini, Sarendino, Francesca Nava, Luisa Pipitone, Giada Quaglia, Liceo Sant'Ambrogio, Sofia Spreafico, Angelica Sabrina Bozzo. E dal patronato San Vincenzo, Silvia Allodi, Denise Arrigoni, Crystal Jade Avestruz, Elisa Bana, Giulia Baset, Angela Boccardi, Laura Brembilla, Davide Busi, Vincenzo Cannadoro, Emanuele Contu, Daniele Fantoni, Lorenzo Fossati, Matteo Galizzi, Tommaso Inverti, Vittorio Marino, Gabriele Mazzocchi, Irene Meli, Carolina Merati, Daniel Pedercini, Geoffrey Lloyd Perico, Andrea Romano, Anna Torri, Ismael Traore, Alessandro Ungurera, scusami, perdona, e Giuseppina Visini. Ringraziamo inoltre i soci dell'Associazione Bergamo Film Meeting Onlus, Davide Ferrario, anche presidente, Danilo Conti, Bruno Fornara, Davide Lantieri, Emanuela Martini, Monica Masucci, Adriano Piccardi e Gianni Vassalli. E il nostro più sentito grazie a tutti i sostenitori della campagna Support BFM 2024, perché grazie alle donazioni possiamo realizzare non solo eventi speciali durante il festival, ma anche durante tutto il corso dell'anno. Quindi grazie di cuore a Pierino Aceti, Maria Grazia Belardo, Ettore Rossano Buonocore, Enrico Bosco, Roberto Carrara, Stefano Cernuschi, Fondazione Zaninoni, Roberto Fonzo, Giovanni Fumagalli, Michela Manente, Anna Maria Marchetti, Serena Melgari, Marica Preda e Gigi Zucchetti. Bene, direi che possiamo invece adesso entrare nel vivo delle premiazioni. Iniziamo con la sezione Visti da vicino, quella dedicata ai documentari, e quindi chiamo sul palco con me i miei compagni di selezione, Sergio Visinoni, Alessandro Uccelli e Andrea Zanoni.
Bene, allora iniziamo subito dal primo premio, che è quello che viene assegnato dalla giuria formata dai delegati della CGIL Bergamo, che sono lì. Ci hanno seguito assiduamente, hanno visto tutti i film e hanno espresso... Io ho anche sgridati. E chiedo scusa, ma perché mi sono preso la confidenza di sgridarli almeno due volte, perché si erano seduti troppo in fondo, smentendo la logica dei visti da vicino, che vanno anche visti sotto schermo. Allora, chiamo sul palco il segretario generale Marco Toscano per un saluto e farei salire già anche il portavoce della giuria, Ayman Burray. Buonasera a tutti, io velocemente porto i saluti della CGIL di Bergamo a tutto il pubblico del Bergamo Film Meeting e a tutta l'organizzazione del Bergamo Film Meeting. Noi da qualche anno portiamo il nostro contributo nella sezione appunto Visti da Vicino con il premio CGIL. Ne siamo molto orgogliosi perché il Bergamo Film Meeting è un appuntamento importante, come si ricordava un appuntamento internazionale, quindi per noi poter dare un contributo davvero ci riempie di orgoglio. Quindi, insomma, siamo davvero contenti di essere qui da un bel po' di anni. Due parole veloci sulla sezione Visti da Vicino, anche da appassionato di cinema. Anche quest'anno sono stati film e documentari davvero che smuovono. Sono stati film che toccano temi importanti, alcuni con prospettive più personali, più intime, altri diciamo temi più collettivi, ma tutti temi di estrema attualità e tutti film che a mio avviso hanno provocato e che hanno messo anche in evidenza alcune contraddizioni, no? Che attraversano i nostri tempi. E quindi davvero grazie per la selezione che avete fatto e per i film che avete proposto. Non è stato semplice il lavoro della giuria. Finisco con il ringraziare quindi per l'immenso lavoro voi del Bergamo Film Meeting, tutti i nomi che avete elencato dimostrano insomma quanto questa settimana sia frutto di un lavoro davvero lungo che so richiede molti 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 mesi. Ringrazio la giuria della CGIL che ha fatto penso un buon lavoro, che è stato molto impegnativo, e chiudo ringraziando in particolare Luciana Fratus, che per la CGIL di Bergamo tiene i contatti con Bergamo Film Meeting e che in questi anni ha reso possibile la nostra presenza qui. Grazie. Bene, no, siamo curiosi di scoprire il vincitore. Non sapevo di dover annunciare io il... Ok, va bene. Allora, parto anch'io con i ringraziamenti, dato che al Bergamo Film Meeting va il nostro grazie per aver animato per una settimana questo spazio collettivo, per non averci lasciati soli davanti allo schermo, per non averci lasciati soli appunto davanti allo schermo e... per averci ricordato che, come I corpi di Lagos, come un film dimenticato in un cinema chiuso, chi non ha diritto ad un posto dove essere visto rischia sempre di scomparire anche all'attenzione sociale. C'è un filo rosso che ci ha accompagnato in molte delle storie selezionate per la sezione Visti da Vicino, quello della responsabilità di fare memoria e della solidarietà. Siamo sicuri che molti di questi film resteranno con noi a lungo, camminando in un parcheggio multipiano, seduti davanti al mare, davanti a vecchi e nuovi muri. Il film che la giuria della CGIL ha scelto come vincitore è Narvenda and Dils, Murky Waters. Sale sul palco a ritirare il premio il regista Martin Gullo. Chi salva una vita salva il mondo intero. Questo film ci mette di fronte alla necessità di non lasciare a pochi questo compito. Ha la responsabilità di non permettere che chi, come il protagonista, lascia lavoro e famiglia per seguire il richiamo della solidarietà, non siano criminalizzato e isolato nella rimozione e disillusione generale. Facciamo della memoria e della solidarietà un impegno comune.
I will tell you the motivation in English so that you probably know better what to say. Thank you very much. So the motivation here: he who saves one life saves the whole world. This film confronts us with the need not to leave this task to only a few people, with the responsibility not to allow those who, like the protagonist, leave their work and family to follow the call of solidarity, to be criminalized and isolated in the general tendency to removal and disillusionment. Let us make memory and solidarity a common commitment. Wow. Thank you. It's a bit of a surprise, but thank you very much. How long do I have? One hour? 1 minute. Okay, I'll make it very quick. Thank you so much for showing up. I'm very, very touched and very surprised. This morning I saw an email that says, get your ass to Bergamo now. And so now I'm here, and to make this very short, I'm shaking a little bit, but this film has taken 8 years to make, and why it's so important and why I'm so happy that it's chosen here is because I know politically and the situation in Italy can relate a lot to this film, because it's happening at all our borders, and we are all fighting for this, or some maybe against it, but I hope this film will serve the purpose that it was made for over the course of 8 years, that in the darkest of hours, if we stop treating other peoples as human beings, so everybody in this cinema, you, me, you, everybody, if humanity fails in those dark moments, this is not going to be a world that's worth living in. So I'm very, very, very pleased that you found a place for it at this festival. I'm very, very, very humble. Thank you very much. Grazie mille. Grazie mille davvero. Sono emozionato, sono anche un po', sono sorpreso. Stamattina mi ha sorpreso questa email che mi diceva corri subito a Bergamo, e veramente non me l'aspettavo, sono davvero felice. Innanzitutto vi ringrazio per aver dato spazio al mio film. È un film che, su cui io ho lavorato e che ho fatto nel corso di 8 anni, ma è un film che sono felicissimo di presentare qui adesso, perché credo che purtroppo le tematiche che sono trattate in questo film siano estremamente attuali, perché sono cose che noi vediamo succedere molto spesso, lo vediamo nell'ambito italiano, ma lo vediamo succedere su tutti i nostri confini costantemente. E io credo che se nei momenti più duri, nei momenti più bui, noi ci dimentichiamo che gli altri vicino a noi sono esseri umani, ecco, allora non sia più un mondo dove vale la pena vivere, quindi cerchiamo invece di ricordarsi che gli altri sono esseri umani. Quindi grazie, 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 spero che questo film serva allo scopo per cui l'ho fatto. Da vicino assegnano anche un premio del pubblico, e personalmente, ma anche a nome dei miei tre colleghi, ci tengo a precisare che siamo molto contenti di aver visto crescere il pubblico dei Visti da Vicino in maniera importante quest'anno, grazie alla meravigliosa Sala dell'Orologio, che è stata attrezzata con grandissima cura dai ragazzi di Labottanta in un tempo anche molto ristretto, quindi abbiamo avuto una sala meravigliosa in più, che ci rendeva più vicini alla sede principale del festival e quindi in qualche modo anche più facilmente raggiungibili e più facilmente
in connessione con la competizione principale. E appunto abbiamo avuto più pubblico, abbiamo avuto più voti da conteggiare, abbiamo avuto però un verdetto unanime e molto chiaro. Il premio per il miglior documentario Visti da vicino va a The Golden Thread di Nishtha Jain. Da Mumbai, Nishtha. A big hello from Mumbai. This is Nishtha Jain, the director and producer of the film The Golden Thread. It was so wonderful to be in Bergamo just a few days ago, sharing my film with the audiences there, and now to receive this wonderful news that the film has been selected for the Best Documentary Prize based on audience preferences. The fact that it's an audience choice award means so much to me and my team, as it speaks to the shared experiences of workers across the globe. I would like to take this opportunity to thank the festival for programming this film, and also to thank moderator Alessandro and Eleonora for a wonderful post-screening discussion. And I would like to add that this award will help me to amplify the voices of the jute workers, and also to bring back again to the center of conversation the question of fair wages and humane working conditions, which is often not the case, especially in India. So thank you, everyone. Especially I'd like to thank the festival director Anna Maria and the team to make my stay there extremely comfortable and wonderful. Have a good night. Goodbye. Bene, possiamo quindi passare alla ai premi della sezione Mostra Concorso, e incominciamo subito dal premio della giuria per la miglior regia. Invito quindi i nostri giurati di quest'anno, Vaida Kazlauzaite, Paola Raimond e Michelangelo Frammartino. Buonasera. A te Michelangelo. Vado io? Sì, l'onore di annunciare il primo. Buonasera, grazie. Allora, lasciatemi dire grazie al festival per questa selezione che ci avete offerto, e grazie alle mie compagne di giuria per aver reso così piacevole il lavoro. E mi servono gli occhiali perché ho compiuto quasi 30 anni quest'anno. Allora, la giuria assegna il premio per la miglior regia della sezione Mostra Concorso di Bergamo Film Meeting 42 a Cristiana Oliveira per il film Fino alla fine della musica. Grazie. Non abbiamo
Leggo la motivazione. Ah, scusa, non abbiamo la regia purtroppo, ma abbiamo i due attori protagonisti, Ugo Lorenzatti e la pronuncia del nome Sibele Tedesco. Sibele. Leggo la motivazione e vi diamo la parola. E read the motivation? No. Leggo la motivazione e poi vi diamo la parola. Okay. Cristiane Oliveira concepisce un inedito slow road movie, una coppia di anziani e una testuggine d'acqua a bordo di una vecchia Ford del re familiare si muovono al confine tra Brasile e Argentina, tra risonanze linguistiche provenienti da terre tra loro lontane, portoghese misto a dialetto veneto, in squilibrio tra location e corpi reali da una parte e finzione dall'altra. Fino alla fine della musica è un viaggio a cavallo tra verità storica e sospensione magico-religiosa in un mondo che ci risulta familiare ed estraneo allo stesso tempo e che alla fine intercetta la vita nella sua purezza. Which in English means that Cristiane Oliveira conceived an unprecedented slow road movie. An elderly couple and a water tortoise aboard a familiar old Ford del Rey move along the border between Brazil and Argentina, between linguistic resonances from lands far apart, Portuguese mixed with Venetian dialect, in an imbalance between real locations and bodies on the one hand and fiction on the other. Until the Music is Over is a journey between historical truth and magical religious suspension in a world that is familiar and stranger to us at the same time and that ultimately intersects life in its purity. Buonasera a tutti. In nome di Cristiane Oliveira, nostra direttora, nostra mamma, penso che lei sarà molto contenta di ricevere questo premio. E lei è molto grata al festival, alle nostre due produttore di Italia, La Solaria di Roma e di Brasil, Okina, e anche al Consolato Brasiliano a Milano, il Dipartimento di Cultura e anche il Consolato Onorario di Caxias do Sul, di dove noi siamo. Sì, voglio parlare? Buonasera a tutti, solo voglio dire che sono commosso per essere partiti da là del mare e venire in Italia, la terra dei nostri antenati, per ricevere un bellissimo premio. Grazie a tutti. Adesso vorrei invitare sul palco anche Caterina Rossi, che insieme ad Angelo Signorelli ha condiviso con me invece il compito di selezionare i film della sezione Mostra Concorso. Grazie Caterina. E ti lascio subito la parola per passare. Grazie a te Angelo per essere stati compagni di comitato di selezione.
A me tocca annunciare quindi il terzo premio Bergamo Film Meeting, che è stato deciso dal pubblico, e il premio va a The Wall di Philippe Van Leeuw. Purtroppo il regista non è qui con noi, però ha mandato un video, giusto? Quindi vediamo il saluto del regista. Dear Bergamo, thank you very much for this award. I didn't suspect anything. I'm really grateful and pleased, and thank you for the committee for selecting my film and then afterwards for delivering this wonderful award. I'm all the more pleased that actually it's a film that I find is really, I mean, what I meant to say through this film is that we live in a country, in a world where borders are ever present everywhere, and yet we're all interconnected through the web and everything, and we can travel, us, of course, Europeans, Occidentals, we can go anywhere we want, whereas the opposite is, of course, not true. And I'm really fighting to give an insight on this topic and on this problem for so many people and the misery it creates. So thank you very much for this award, and I wish you a very pleasant evening, and I wish I could be with you. Thank you very much again. Bene. Proseguiamo con il secondo premio Bergamo Film Meeting, che va a Valami Madarak, Sunbirds di Daniele Ver. Invito sul palco il regista Daniele Ver e Jeanette Kertész, che è la sceneggiatrice. Thank you so much. Thank you for selecting our film. Thank you for giving us the chance to share it with you, and thank you so much for this wonderful award. Grazie mille per aver selezionato il nostro film, per averlo potuto mostrare a voi, e grazie mille per questo premio. You know, when you're making a movie, you are making a lot of decisions, and you're making these decisions for the audience. But when the movie gets screened in the cinemas or in festivals, you as the filmmaker, you are not there. You don't see their reactions, and you can only hope that what you made is successful. E quando fai un film come regista, prendi un sacco di decisioni, e queste decisioni le prendi nei confronti del pubblico, per il pubblico, però poi quando il pubblico vede il tuo film, tu non sei in sala, quindi non vedi le reazioni del pubblico. So to receive an award like this from the audience, it really means the world to us. E quindi ricevere il premio, che è un premio del pubblico, veramente significa tutto per noi. We had an incredible time here in Bergamo. We love your city, honestly. and I really hope that one day we can return. Thank you so much. Abbiamo passato dei giorni bellissimi qui a Bergamo, ci siamo veramente innamorati della vostra città e speriamo di poter ritornare presto. Vabbè, abbiamo un po' di microfoni adesso.
Siamo al momento finale, finalmente al primo premio di Bergamo Film Meeting 42, che va al film di Lilla Alla, Jevanče. Che purtroppo non può essere qui perché stasera ha una anteprima di un suo spettacolo a Berlino, però è stata molto felice di essere qui e credo che sarebbe felicissima di sentire il calore con cui avete ricevuto questa notizia. Ci ha comunque naturalmente mandato un video di ringraziamento e di saluto che adesso vi facciamo vedere. Hello everyone, this is actually the first time I make a video inside a car. I'm in Berlin and we're just about to premiere a performance piece. So I just hear this news and this is so incredible. I wish I could be there to give everyone a hug and to thank you all, the festival, the organizers who took so good care of us, the jury for this beautiful recognition and for the support, and of course the audience, because it's been such a nice encounter with the audience I had this week in Bergamo, and beautiful discussions, really true exchanges, and seeing people come in the first day and then in the second day again made me so happy. I really wish I could be there because it really touched my heart being with you this week. I'm sorry I can't be present, so you get a little video of Berlin even. Okay, it's not the best part of town, but thank you. Those recognitions, they help us move forward. They help us. This is a first film, so you know how huge it is. And every privilege comes with responsibility, so I promise to make of this a good process of a new film, and looking very, very, very forward to thank you personally one day. I hope you're having a great time in Bergamo and enjoy the evening. Thank you, thank you, thank you. Bene, siamo arrivati alla fine della premiazione, ma non del festival. Domani c'è ancora una giornata, c'è un film ancora adesso, e poi domani una giornata ancora ricca di Sacha Guitry e di Romain, e naturalmente l'appuntamento con Bergamo Jazz, l'anticipo di Bergamo Jazz. E poi annunciamo le date della prossima edizione, che dovrebbero essere dall'8 al 16 marzo 2025. Vediamo se la sala sarà pronta per la prossima edizione, altrimenti comunque ci vediamo l'anno prossimo.